Vi racconto questa idea pazza. Ho realizzato un'animazione di 15 fotogrammi con il mio iPad e poi ho preso ogni singolo fotogramma e l'ho mandato ad un illustratore diverso, chiedendogli di ridisegnarlo nel proprio personale stile. È nata quindi un'animazione realizzata da 15 artisti diversi, o 16 se contiamo me. E oggi finalmente scopriremo il risultato di questo folle esperimento. Questo video in realtà mi è stato ispirato da altri artisti che hanno fatto questa cosa prima di me, tra cui Clinton Jones, che ha realizzato un mastodontico progetto unendo oltre 2400 3D artist, e Ben Marriott, un motion designer che io personalmente adoro. Potete trovare i loro canali qua sotto in descrizione. Ma arriviamo quindi a noi, parliamo della nostra animazione. Qualche mese fa, nel tempo libero, ho iniziato a lavorarci. Mi sono ritrovata ad animare la classica palla, avete presente, no? Quella che rimbalza su e giù. Più che una palla però, ho iniziato a trasformarla in una sorta di sacca amorfa, perché non si muove proprio come una palla. E l'idea è stata questa: farla diventare un gatto. In realtà il gatto non è un soggetto a caso. Siccome ci tengo che gli illustratori si prendano bene con questo progetto, ho deciso di dar loro in mano un soggetto che più probabilmente possano apprezzare, quindi gatti. Così nessuno avrà il coraggio di dirmi di no. Quindi faccio qualche correzione su questo movimento per renderlo un po' più fluido e poi vediamo di renderlo un gatto. Abbiamo ottenuto un gatto. La coda è stato uno degli elementi, vabbè, non è che ce ne siano tanti, ma su cui mi sono concentrata di più. Ora però devo ripulire tutta la linea, dargli dei bordi ben precisi, perché solo così riuscirò veramente a capire se l'animazione funziona. Bordi puliti? Mi piace anche perché adesso il movimento della faccia del gatto è molto più chiaro e definito. E adesso devo colorarlo. Ma come? Ci devo pensare. E direi che anche col colore ci siamo, l'animazione funziona. Però forse vi starete chiedendo, ma cosa fa sto gatto? Salta, apre la bocca e riscende? No, miei cari, no. Ho passato velocemente l'animazione su After Effects per aggiungere lo sfondo e un dettaglio in più. E quindi vi mostro che cosa ho preparato. Non sta saltando a caso, in realtà sta soltanto cercando di prendere una moschina. Adesso, dopo aver realizzato questa breve animazione di 15 fotogrammi, l'ultima cosa che mi resta da fare è prendere ciascuno di questi disegni e darlo a una persona differente, perché possa stravolgerlo e farlo diventare qualcosa di totalmente nuovo. Ok, quindi è passato del tempo, ho qui con me tutti i fotogrammi e non vedo l'ora di mostrarveli. Io direi che possiamo andare in ordine proprio cronologico, dal primo all'ultimo fotogramma, partendo da lui, il nostro primo micetto. Sguardo vuoto, appoggiato a terra, tondeggiante. E quindi andiamo a vedere il primo fotogramma. Guardate che bello! Questo primo fotogramma ce lo offre Ivana Abate, un'illustratrice concept artist che lavora su personaggi fantasy in formato ritratto e non solo. È così brava che sono stata troppo contenta di averla per questo progetto, cioè guardate che bello questo gatto! Realistico ma con delle forme estremamente improbabili, guardate questi occhi, ti scrutano l'anima! Già vi dico, sarebbe bellissimo poter vedere soltanto un'intera animazione fatta da lei in questo stile. Quindi se volete seguirla vi consiglio tantissimo il suo profilo Instagram e il suo canale Twitch. Trovate tutto qua sotto in descrizione e troverete anche quelli di tutti gli altri artisti che hanno partecipato a questo video. Quindi ce ne sono altri da vedere, passiamo al prossimo. Fotogramma 2, molto simile al primo, però stavolta il gatto ha visto qualcosa. Questo secondo fotogramma ce lo offre il nostro carissimo Solar Fenice. Yes! Solar Fenice è un artista bravissimo che realizza opere 3D che però simulano l'effetto plastilina. Si destreggia tra immagini statiche e animazioni. E tra l'altro ci ha fatto il dono di questo bellissimo making of, dove fa vedere proprio tutto il suo processo per la realizzazione del gatto. Comunque sì, sta trattando le forme come se fossero effettivamente plastilina. Potrebbe benissimo starlo scolpendo con le mani. Grazie Solar, ti voglio benissimo. Grazie per aver partecipato a questo video. Sono troppo contenta, mi piace tantissimo. Passiamo al terzo fotogramma. In
questo terzo fotogramma, per la prima volta avremo un gattino con gli occhi chiusi. E questo terzo fotogramma ce lo offre Pika Pamange, il cui nome io non so minimamente come si pronunci. Che ha fatto questo micetto carinissimo! Con queste pennellate che tendono ad assottigliarsi, ad ingrandirsi, simulando anche un po' l'effetto di calligrafia giapponese. E devo dire che è riuscito a rendere la faccia del gatto molto più espressiva di come l'avessi fatta io. Che ci sta però, io volevo essere neutrale, lui gli ha dato moltissimo carattere ed è fantastico. Se vi piacciono anime, manga, supereroi o uno stile di disegno cartoon, Pika Pamange lo amerete. E devo dire, è un colorista incredibile. Sa gestire i colori in un modo assurdo, io lo amo. Passiamo quindi al quarto fotogramma. E il quarto fotogramma, signore e signori, ce lo offre niente po' di meno che Quasi Rosso. Illustratore, comic artist, autore Feltrinelli, con uno stile concettuale quasi onirico, linee matitose, sinuose ma ruvide. E soprattutto detiene il record mondiale per la quantità di illustrazioni che gli hanno fributtato ricaricandole su altri profili Instagram, spacciandole per opere di altre persone, eccetera eccetera. E Joe ci ha dato questa bellissima possibilità di vedere non solo il timelapse del processo, ma anche un video di lui che disegna. Come sei vanitoso, Joe. Oh, però iperconcentrato, eh. Non ha distolto lo sguardo dal tablet neanche per un secondo. Il suo stile lo si riconosce, è questo. Ed è troppo carino. Grazie mille, Joe, per aver partecipato. Ti vubi. Il prossimo fotogramma è finito nelle mani di un pixel artist veramente forte. Ve lo mostro? Pronti? Adoro la pixel art e non potevo non amare anche il lavoro di Deoluk. Realizza soprattutto grafiche per Advergame e ha lavorato con Netflix, Prime Video, Disney, Google e tantissimi altri. E il gatto che mi ha mandato, che in realtà è un gatto mecha. Tra le indicazioni che avevo dato agli artisti era di non alterare troppo il gatto stesso, pur avendo una certa libertà di spaziare aggiungendo elementi. E quindi lui ha aggiunto tutta una serie di giunture meccaniche e un micetto spaventato qua sulla coda, che a sua volta una piccola coda. Stupendo. Siamo al sesto fotogramma. Questo è un fotogramma veramente infame, perché qui questo gatto è orribile. Non ha neanche più la forma di un gatto, ha le gambe piccole, la testa grande, completamente sproporzionato. Per l'animazione funziona, quindi va bene. Vediamo quale sarà il risultato. Questo gatto estremamente grafico è opera di Mirko Kamia, illustratore editoriale dallo stile molto pop. È il cofondatore di uno studio di animazione e illustrazione chiamato Seilo Studio. E di questo micetto mi piacciono un sacco di cose: questa stilizzazione delle forme, la grana nelle luci e nelle ombre, questi pattern all'interno del corpo. È riuscito a realizzare qualcosa di bello con un fotogramma che secondo me non prometteva nulla di buono. Very bello. Ho una confessione per voi, sono veramente veramente emozionata di poter avere questa artista in questo video. Comincio col mostrarvi il suo fotogramma intanto. 3, 2, 1. Forse se la conoscete vi sarete già accorti che qui c'è la sua mano. Sto parlando di Loputin. È un'illustratrice che lavora soprattutto con soggetti in stile gotico, un po' macabri ma anche molto femminili e sinuosi, cupi e onirici. Devo dire che poi alcune persone, questa è una considerazione puramente personale, sono identiche ai propri disegni. E Jessica è proprio uguale ai suoi lavori. Cioè la vedi, vedi i suoi lavori e dici, ok, era ovvio. Comunque questo gatto è bellissimo. Guardate quanto è inquietante per via degli occhi, dei dettagli sulla bocca, ma allo stesso tempo è leggiadro, delicato. E poi, nonostante sia stato fatto in digitale, il suo tratto distintivo è il segno matitoso. È bellissimo come nei suoi lavori i tratti della matita aggiungano tutta un'altra profondità al disegno. Non lo so, l'avrete capito, la amo, ok? Ok, quindi vediamo il fotogramma. Questo simpatico felino ci è stato offerto da un artista incredibile, Giulio Rincione. In questo caso non so come farò a trattenermi dallo sviolinare nei suoi confronti. Lui è veramente un professionista incredibile. Lavora soprattutto in digitale, ma spesso le sue opere nascono dal tradizionale. In pochissimi anni ha vinto premi e lavorato per editori sempre più prestigiosi come Sergio Bonelli e Disney America. Ero molto curiosa di vedere come si sarebbe approcciato a questo lavoro. E devo dire che nonostante il soggetto è totalmente la mano di Giulio, ce lo rivedo veramente in ogni cosa, dal modo in cui ha trattato la lingua all'interno della bocca, al tratto sporco, le texture, questi triangoli attorno al gatto che anche nella coda accompagnano un po' il movimento. È veramente stupendo. Grazie di cuore Giulio per aver partecipato a questo video, sono contentissima davvero.
arrivati a questo punto abbiamo fatto un bel giro di boa. Siamo al nono fotogramma, che in questo caso non mi sono rivolta direttamente a un illustratore, bensì ad uno studio. Sì, è proprio quello che sembra. Quello che state vedendo non è un lavoro digitale, ma è una foto di un pupazzo per lo stop motion realizzato in lana cardata. E i creatori di questa opera sono Basarico Studio. I fondatori sono due ragazzi di Palermo. Lo studio si occupa di mixed media, live action e appunto animazione stop motion. E tra l'altro Basarico ci delizia anche con un bellissimo making of di questo pupazzo, attraverso il quale possiamo vedere che gli occhi hanno in realtà all'interno delle luci. I ragazzi di Basarico hanno poi ricreato tutta l'illuminazione che io avevo originariamente disegnato nel fotogramma con delle luci reali per poi scattare la fotografia e farci avere questo stupendo risultato. Io sono veramente onoratissima di averli in questo video e mi raccomando, la cosa vale sia per loro che per tutti gli altri che ho mostrato in questo video. Non dimenticate di andarli a scoprire sui loro social e fargli sapere quanto cavolo sono bravi, vi prego. Ebbene sì, fotogramma numero 10. Arrivata a questo punto devo farvi una confessione. Io sapevo che Max era amante dei gatti e sapevo che sarebbe stata in grado di incarnare in questo disegno l'essenza dei felini. Max Rambaldi è un'illustratrice di libri per l'infanzia, ma non si limita a questo, si destreggia veramente in tanti stili. Fa e ha fatto un miliardo di cose. È semplicemente bravissimo. È bellissimo come in realtà questo gatto sia estremamente materico, anche se fatto in digitale. Questa trama, questo pattern, l'effetto matitoso, non credo che ci sia mai stata ufficialmente una collaborazione pubblica tra di noi, quindi finalmente questo video celebra questo momento. Fotogramma 11, siete pronti a vedere il gattino più cute che abbiate mai visto? Questo video per me è anche soprattutto l'occasione di collaborare per la prima volta con artisti che ammiro molto. E Savu è una di quelli. Ha uno stile che mi piace da morire. Trovo i suoi personaggi così carini e lei è una di quelle persone, di nuovo mi ripeterò, che la guardi ed è uguale ai suoi disegni. È incredibile. E questo micio è proprio carino. Guardate i polpastrelli così ciccioni. Sono proprio da mordere. Io so già che c'è una fetta di chi guarderà questo video che impazzirà per questo disegno. È giusto così. Il 12 è quello che credo sia il fotogramma più infame di questo video. Ve lo mostro velocemente, guardate, cioè è incomprensibile. E mi dispiace molto per la persona a cui ho dato questo fotogramma, ma c'era questo. E vi mostro il suo lavoro. Ebbene, lui è il gatto di Matteo. Matteo Barbi è il mio compagnetto di quando studiavamo design e si occupa principalmente di copertine, manifesti, loghi, brand identity e tutto ciò che chiederesti a un grafico. E infatti in questo gatto ce lo vedo, la stilizzazione delle forme, il fatto che sia un po' curvo e un po' quadrettoso a simboleggiare il movimento. Matteo, ti chiedo scusa, lo so, sono un mostro, ti ho dato il fotogramma più brutto di tutti e tu sei comunque riuscito a farci un ottimo lavoro. Terzo ultimo fotogramma di questa infinita escalation. Se non eravate ancora abbastanza pieni di cuteness, adesso lo sarete. Questo gatto è opera di Liafir, spero che si pronunci così. È un illustratore, graphic designer, super colorato e kawaii. Conrad ha letteralmente detto: non c'è una singola cosa che non comprerei nel suo shop. Gli occhietti del gatto da stralunati sono diventati stelline, le guanciate arrossate, gli sbrilluccichi nell'immagine. Devo dire poi che gli occhi mi danno una sorta di sensazione di monete, come se avessero un richiamo giappeggiante. Penultimo fotogramma. Vado. Questo lavoro è nato direttamente dalle mani di KZapp. Tra mostri, cavalieri e creature, KZapp illustra personaggi in chiave fantasy con uno stile pittorico e anche un po' surreale. E dal making of possiamo apprezzare e rubare i segreti di KZapp, che è un'altra di quelle persone che lavora prima in bianco e nero e poi su quella base va ad aggiungere i colori. Rubate, rubate. Siamo arrivati quindi all'ultimo fotogramma e stavolta ce lo offre un 3D artist, esatto, nudo e crudo. Vi mostro. Guardate quanto è inquietante questo gatto. È bellissimo e bruttissimo contemporaneamente. E adesso vi svelo chi è l'autore di questa opera. È proprio lui, sì, il nostro montatore Piero, che oltre a montare e editare è un sacco appassionato di 3D e CGI. Benvenuto! Volevo chiederti se volevi parlarci un po' della tua opera. Lo volevo fare brutto.
tutto. E anche perché il frame non era proprio una bellezza, cioè era difficile far uscire carino da una roba del genere. Allora ho detto facciamolo spelacchiato. E devo dire ci sei riuscito. Per gli occhi mi sono ispirato a Sauron. Sei la ciliegina sulla torta di questa animazione. Vuoi assistere al reveal finale? Vai. Ok, e quindi è arrivato il momento. Sei pronto? Ci siamo, ci siamo. Ci sta, eh? Poi è venuto super fluido, eh? Sì, sì, sì. È pazzesco come si ricollegano tutti alla perfezione. Sono veramente stracontenta del risultato. Cioè, vedendolo così, non dico sono 15 disegni, perché vedendolo veloce sembrano meno stili. Di base, quindi, quello che hai fatto te... Non esiste. È la mosca. La mosca. Poi, la cosa più bella è stoppare. Questo, posso dire, è più brutto del mio, ma in senso però positivo. È vero. Grazie per aver contribuito. Sia all'animazione che a questo video, perché tanto... Non lo manterrai tu. Sì, avanti. Ti chiamo per mostrarti il risultato di questo simpatico progetto. Sei pronto? Pronto. Al reveal. No, è troppo carino. E cosa sta succedendo quel gatto nel mente? Oddio, vedo che c'è a un certo punto un gatto sopra la coda del gatto. Ho intanto gli occhi tipo... Questo l'ha fatto Rincione. Eh sì. I triangolini lo hanno tradito. Carino. Sembra un chihuahua ma gatto però. Sembra quei generatori di gatti dove l'intelligenza artificiale sa come è fatto un gatto e cerca di riprodurlo sulla base di una forma qualsiasi. No, strabello. Molto bellino, sì. Ben fatto, molto studio Ghibli quasi. Questo chi l'ha fatto? Quasi rosso, vero? Sì. Ha riconosciuto il tratto così elegante. Qui è design da matti. Sì, sì, sì. Questo sembra un dolce giapponese, un mochi. Bello, bello, complimenti per il progetto. Ti bello. Piace? Sì, sì, mi piace, mi piace. Bellissimo. Sono contenta. Ora, quanto sarebbe bello se questa animazione realizzata da 15 artisti potesse diventare un'animazione realizzata da 100, 1000, 10.000 artisti. E possiamo farlo, perché in descrizione a questo video potete trovare il sito ufficiale di questa animazione, nel quale potrete collegarvi, richiedere che vi sia assegnato un fotogramma e poi caricare il vostro fotogramma con il vostro personale stile all'interno del nostro database. E per il sito ci tengo moltissimo a ringraziare Piero di Elf Games. Probabilmente vi ricorderete di lui per essere il Babbo Natale dei videogiochi sul video della Cina. Quindi in conclusione due cose vi chiedo. Uno, andare a mettere un like a tutti i creativi che hanno partecipato a questo video perché se lo meritano. E due, andate sul sito e create anche voi la vostra personale versione di questo gatto. E così entrare a far parte ufficialmente del progetto Cat Animation. Eh sì, che fantasia. E adesso, felice che questo progetto abbia finalmente visto la luce, vi ringrazio ancora moltissimo per aver visto questo video e vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!